Buonasera a tutti o buongiorno, insomma, dipende da quando vedrete questo filmato. La gente va al cinema e vede un film, insomma, vede un attore, vede un'attrice. Ma cosa c'è dietro, per esempio, alla scelta di un attore? Come viene scelto un attore? Nella gran parte dei casi, di solito viene scelto attraverso un provino, oppure se è molto famoso, viene scelto perché porta gente al cinema, le cosiddette star. Io vi posso raccontare come io sono arrivato a fare il protagonista di Impiegati, Pupi Avati, finché poi mi ha, insomma, tolto dall'anonimato, mi ha fatto diventare un attore conosciuto. E parliamo di tanti anni fa. Io ero un giovane attore che aveva iniziato, come tanti altri giovani attori, dopo aver fatto la scuola di teatro, fare i piccoli ruoli in grandi compagnie. Io ho debuttato con Mimè Perlini, poi con Scaparro, con Piera degli Esposti, allo Stabile di Bolzano. Qui giovani attori, come iniziano tutti i giovani attori, no? Fai piccole parti. A un certo punto, dopo aver fatto 4 anni, chiamiamola gavetta, avevo deciso di fare, malauguratamente, avevo deciso di fare un monologo in teatro, Teatro Off di Roma. Scelto un monologo che si chiamava Conversazione con l'uomo nell'armadio di Ian McEwan, uno scrittore inglese molto famoso. Ma era il primo libro che veniva tradotto in Italia, si chiamava Primo amore, ultimi riti. E io scelsi di fare questo monologo in teatro. La prima sera c'erano tutti gli amici, tutti invitati, insomma, era pieno il teatro. Era un teatro off di Roma famoso all'epoca, il Politecnico si chiamava, per la regia di Amedeo Fago e i costumi di Lia Morandini. Faccio questo spettacolo, la prima sera era pieno di gente, poi per tutta l'altra settimana era vuoto, non veniva mai nessuno. Allora ho fatto una riflessione, ho detto, ma si vede che non è questo il mio mestiere, no? Non viene nessuno a vedermi. Diciamo che era stata anche una scelta, insomma, professionale molto presuntuosa. Vabbè, non è questo il mio mestiere, non è nel mio destino fare l'attore, cosa faccio? Vado a lavorare in un ristorante come lavapiatti, poi faccio un po' di soldi, compro un biglietto d'aereo e vado negli Stati Uniti all'avventura, capire, insomma, ero giovane, insomma, potevo fare quello, non avevo nessuna responsabilità, potevo fare quello che volevo della mia vita. Allora vado a lavorare in questo ristorante che si chiama, un ristorante tra l'altro famoso, Alfredo alla scrofa, sono le famose fettuccine al burro di Alfredo, ed è un ristorante molto famoso qui a Roma. Soprattutto era famoso negli anni di Hollywood sul Tevere, quando venivano tutte le star americane a girare i film e tutte le sere andavano a mangiare lì in questo ristorante. E vabbè, allora, insomma, vado lì al lavoro, facevo il lavapiatti. Dopo 3-4 giorni che lavoro, noi avevamo la pausa dalle 3 alle 6, torno a casa e a un certo punto un pomeriggio squilla il telefono. Pronto, di chi è? Sono Antonio Avati, il fratello di Pupi Avati, il produttore. Tu sei Claudio Botosso? Dico sì. Ma a me, se dico, ma com'è che Antonio Avati mi telefona? Io sono un attore totalmente sconosciuto, fa che mi telefona. Quindi pensavo fosse lo scherzo di un amico, no? Invece no, era proprio lui. E mi dice, guarda, io, mio fratello sta preparando un nuovo film, stiamo facendo dei provini, se ti va, figurati se non mi andava, di incontrarlo e fare un provino. Dico, ma certamente, anche se avevo sempre il dubbio che fosse uno scherzo. Invece era vero. Poi perché mi avesse telefonato a casa, e questo divenne poi un mistero, insomma, io non l'ho mai capito, insomma, ci sono state tante versioni. Allora faccio questi 4 provini, uno da solo, uno con la Ricci, uno con un'altra attrice, era a luglio, insomma, così, e Avati dice, vabbè, adesso fatti i provini, guarda, vai pure in vacanza, e poi ti faremo sapere. Io vado in vacanza, vado a trovare mia madre che abitava in Piemonte, a Biella all'epoca. La sera di Ferragosto, con mia madre, dovevo andare a cena da mio fratello, che viveva a qualche chilometro di distanza da dove abitava mia madre, dove io sono cresciuto. Mentre nel pomeriggio stavo girando, insomma, per il paese con gli amici, mi raggiunge una cugina e mi dice, guarda Claudio, che tuo fratello, Walter, fratello cui dovevamo andare a cena quella sera, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale perché è caduto ed è in coma. Era caduto dal terrazzo di casa. Allora vado in ospedale, vado a vedere, insomma, lui era in coma. 15 giorni dopo, la mattina alle 6, squilla il telefono di casa, mia madre risponde, e era una telefonata dall'ospedale dove era ricoverato mio fratello, e viene comunicato che è morto. Alle 11 della stessa mattina, squilla di nuovo il telefono, mia madre risponde, dice, guarda Claudio, vogliono te, ed era Antonio Avati che mi diceva che ero stato scelto per fare il film. Quindi io mi sono trovato in una condizione psicologica ed emotiva quasi ingestibile, perché da una parte c'era il dolore per la morte di mio fratello, dall'altra parte c'era, non dico la gioia, ma la soddisfazione di essere stato scelto per un film da protagonista di Avati, che era ed è un regista famoso, che avrebbe potuto cambiare la mia vita da attore. Insomma, era un attore sconosciuto, come tanti altri. Ho vissuto questo conflitto così lacerante, così difficile, ripeto, da gestire.
certo punto facciamo il funerale di mio fratello e dico a mia madre dopo il funerale, dico guarda, io mamma, io dovrei tornare a Roma perché sono stato scelto per fare un film. E mi diceva bene, cosa doveva dire, insomma. Certo, io mi sentivo in colpa a lasciarla lì da sola nel suo dolore. Torno a Roma e vado in produzione da Avati a firmare il contratto. Mentre sto firmando il contratto, Antonio mi dice, ah, com'è andata, le vacanze? Io non avevo intenzione di dirglielo. Però poi a un certo punto gliel'ho detto. Gli ho detto, guarda, è successo questo, è morto mio fratello. Ah, dice, no, andiamo nell'altra stanza dove c'era Pupi e Antonio dice, guarda, sai che gli è morto il fratello? E lui fa, eh beh, allora non può fare il film. A quel punto ho detto, cazzo, ecco, morto mio fratello, non faccio il film. Dico, più sfiga di così. Allora Antonio, molto sottilmente, dice, ma no Pupi, dice, magari facendo il film lo aiuta a superare in parte il dolore di questa perdita. Allora Pupi si convince e mi fa fare il film. Allora il film mi permette di uscire dall'anonimato, perché poi il film ebbe un successo sia di pubblico che di critica. Tra l'altro poi il dolore di mio fratello, ecco cosa sta dietro per esempio alle interpretazioni di un attore che interpreta un personaggio, il dolore di mio fratello mi ha aiutato in alcune scene. Per esempio quando muore mio roommate, quello con cui divido la casa, muore in un incidente. Quindi io ricevo una telefonata che era uguale, identica a quella che aveva ricevuto mia madre, della morte improvvisa di una persona che ti è cara. Rivivendo il dolore della morte di mio fratello, l'ho messo in quella scena lì, dove mi veniva comunicato che era morto il mio compagno di casa, no? Quello con cui dividevo la casa. Gli attori usano molto spesso delle situazioni vissute nella vita reale e le portano sullo schermo. Il pubblico non sa quale situazione tu stai rivivendo, però è efficace e che dia l'esatta emozione necessaria in quel momento della scena. Per raccontare cosa c'è dietro, per esempio, alla scelta di un attore. E poi questo mi ha fatto riflettere, io ho riflettuto a lungo su questa concatenazione di eventi. C'è la morte di mio fratello e io do una svolta alla mia carriera. C'è la perdita affettiva e però la tua carriera professionale cambia totalmente in positivo. Proprio l'altro giorno c'era questa notizia, la finale dei mondiali di calcio femminile e ha vinto la Spagna 1-0. La calciatrice che ha segnato e ha fatto vincere la squadra, questa ragazza spagnola, appena finita la partita gli è stato comunicato che era morto suo padre. E lei ha detto, si vede che lui dal cielo mi ha aiutato. Sono degli avvenimenti difficili da spiegare, però avvengono. Un aneddoto, un racconto vero di cosa c'è dietro, per esempio, all'interpretazione di un film. Come io sono stato scelto. Mi dispiace che non sia divertente, però da una parte è una storia, però secondo me molto significativa. E lo dimostra questa calciatrice spagnola. Racconta proprio più o meno la stessa situazione, la stessa concatenazione di eventi, come racconto di vita. Cosa può accadere a un attore, un'attrice, che poi sono le stesse cose che accadono nella vita di tutte le persone. Tutti abbiamo avuto un lutto, abbiamo avuto un dolore. Poi l'attore cosa fa? Usa queste emozioni, questi sentimenti per dare corpo e emozioni a sua volta a un personaggio che deve interpretare, che è la base delle medesimazione dell'attore nei personaggi. Per ritornare a come mai Antonio mi ha chiamato a casa. Cioè io ero un attore sconosciuto, come ce n'erano tanti, migliaia, no? Come mai lui mi chiama in casa? No, nessun giovane attore viene chiamato in casa da un produttore famoso come Antonio Avati. Alla conferenza stampa di Cannes, quando abbiamo presentato il film a Cannes, una giornalista mi chiede, lei come è stato scelto? Allora dico, guardi, io credo che un'attrice abbia fatto il mio nome da Antonio Avati. Ed era un'attrice di Avati, si chiamava Lidia Broccolino, ma aveva detto lei, guarda, ho fatto io il tuo nome a lui. Quando ho detto questa cosa qua, finita la conferenza stampa, Antonio Avati mi ha detto, ah, non è vero, hai detto una cosa non vera, non è così. E dico, ma io non so come è successo, cioè tu mi chiami a casa, io che ne so, una cosa abbastanza anomala, inconsueta, che un produttore chiami a casa un attore sconosciuto, no? E lì, insomma, non ci si è... Io non ho mai capito, in realtà, perché lui mi ha tenuto a casa. Ho anche pensato, dato che io vivo dall'altra parte della strada dove viveva Antonio Avati e dove vive tuttora. Io abitavo proprio di fronte. All'epoca io stavo con una ragazza napoletana, una bella ragazza mora, alta, che aveva un cane. Anche Antonio Avati aveva un cane. Molto probabilmente questi si incrociavano, i cani. Questa è una mia ipotesi. Lui guardava, cioè giustamente guardava la ragazza, poi a forza di guardare la mia ragazza, a forza di guardare lei avrà guardato anche me. Io l'unica spiegazione, se non è quella che Lidia Broccolino ha detto, ti ho suggerito io ad Avati, l'unica è quella. Comunque, come è andata, ho fatto il primo film fatto con Avati, è stato Impiegati e mi ha tolto, ripeto, dall'anonimato. Dopo questo film, dato là, insomma, il là a una serie di registi che mi hanno voluto nei loro film, come Bellocchio, Fellini, Bruno Bozzetto, il cartunista.
Io stavo girando Cologno Monzese, mi sembra, grandi magazzini con la Muti. Quando vai all'hotel Assetti, viene l'autista, ti viene a prendere, ti porta sul set. Questo è l'uso, no, che viene. Allora, quella mattina scendo, che dovevo andare a girare lì a Cologno Monzese, al primo giorno di girato, scendo nella hall e c'era Vittorio Cecchigori. Dice, ah, senti, no, vieni con me, in macchina con me, andiamo insieme, così ci conosciamo, cose di questo genere. Parliamo un po', adesso vado in macchina con lui. Allora mi immaginavo, dice, adesso arriva la macchina, no, del produttore, era una grande macchina, l'autista. Arriva la macchina con l'autista, ma arriva tipo una Punto, una Uno, una di queste macchine della Fiat, così. Allora era abbastanza buffa l'idea che ci fosse questo autista tutto impeccabile con la Punto, la Uno, non mi ricordo più di quelle macchine lì, insomma. Arriviamo a Cologno Monzese e andiamo sul set. Era già preparato, c'erano già le luci, c'erano già i registi e c'era anche la Muti. Quando arrivo alla Muti, vedo seduta lì questa bellezza meravigliosa, cioè per la prima volta io la vedevo dal vivo, l'avevo solo vista nei film. Voi pensate che aveva 30 anni all'epoca, pensate quanto era bella, e sono rimasto folgorato. Allora l'ho guardata e sono rimasto incantato quando la guardava, questi occhi, queste labbra, sono rimasto incantato. Lei ha visto che io ero incantato e dice, vabbè, che mi dici? E ho detto, ma tu sei meravigliosa. Cioè, è molto istintivo, proprio dire la sei meravigliosa. Allora è molto carina, dopo siamo andati in roulotte a leggere le battute, a provare la scena con i registi, che erano Castellano e Pipolo. Allora, proviamo queste battute, alla fine dice, vabbè, perché non mettiamo un bacio? E dice, vabbè, mettiamo un bacio. Perché gli sceneggiatori, quando c'è una star come la Muti, e c'è un attore, sì, che aveva appena iniziato, insomma, ma non una star, io non ero una star, insomma, ero un attore conosciuto, perché avevo fatto Impiegati, il film di Bellocchio, così, ma non era una star come la Muti. Quindi non si permettono di scrivere un bacio, perché lei potrebbe dire, ma io perché devo baciare Botossi, chi è? Poi magari se invece era Truiz l'avrebbe baciato, però, dice, un attore così, non al suo livello di popolarità, però diceva, mettiamo un bacio, allora, ciao. Dopo qualche giorno giriamo la scena, questa scena del bacio. Allora io molto educatamente, delicatamente, insomma, timidamente, quando c'è il bacio, appoggio le labbra sulle sue. E sento invece lei mi bacia con la lingua. Voi dovete pensare che all'epoca la Muti era la donna più desiderata d'Italia, dagli uomini, ma secondo me anche dalle donne. Potrebbe essere, no? Allora, ogni volta che io uscivo per strada, mi fermavano, tutti mi chiedevano, ma veramente hai baciato la Muti? Era stato un piccolo evento, insomma, la gente mi chiedeva se veramente avevo baciato la Muti, soprattutto gli uomini me lo chiedevano. Tanto è vero che questo bacio è stato descritto in un libro di uno scrittore, mio amico, si chiama Fulvio Abate, che probabilmente conoscete, va spesso nei talk show, ha fatto anche Il Grande Fratello, e lui ha descritto un libro all'epoca, una specie di guida di Roma, un po' così particolare, quando doveva descrivere Campo dei Fiori, dice che a Campo dei Fiori c'è l'attore Claudio Botosso, quello che ha baciato la Muti. È stato anche immortalato in un libro questo bacio. Mentre giravamo questo film, un pomeriggio avevamo finito di girare io e Francesca, che la Muti si chiama Francesca, andavamo verso la macchina per tornare in albergo e c'era un cordone di sicurezza all'interno di questo grande supermercato, insomma, enorme che c'era, dove giravamo. E c'erano bambine, mamme, insomma, che tutti che volevano vedere la Muti e toccare i capelli della Muti. Le bambine volevano toccare i capelli della Muti. Allora lei dava fastidio questa cosa. Come a tutti dà fastidio, no? Quando tu ti toccano i capelli, dà fastidio a tutti, dà fastidio pure a me. Allora lei diceva, no, non è che io non voglio firmare gli autografi, cose, è che però queste vogliono toccare i capelli e mi dà fastidio. Mentre andiamo verso la macchina si avvicina un uomo che io pensavo volesse parlare con la Muti. Dice, lei è Claudio Botosso? Dico, sì. Dice, buonasera, io sono Bruno Bozzetto. Non so se lei mi conosce. Come no? Dico, guardi, lei è il grande cartunista, la conosco benissimo, è uno dei cartunisti più famosi al mondo, insomma, Bruno Bozzetto. Quello d'Italia sicuramente, ma anche al mondo. Ah, dice, no, perché io sto preparando il primo film con attori, avevo pensato a lei come protagonista. Ed era un grande privilegio, un grande onore avesse pensato di darmi il ruolo da protagonista di questo film, che si chiamava Sotto il ristorante cinese, che è un film molto divertente, che non andò bene perché precedeva un po' troppi tempi, era un film sull'ecologia, sull'equilibrio ecologico. È una commedia divertente, surreale, ma molto molto divertente. E c'erano Bernard Blier, grande attore francese del dopoguerra, Amanda Sandrelli e Nancy Brilli, che era una delle prime apparizioni che faceva in cinema Nancy Brilli. Vi ripeto, il film non andò bene per quanto riguarda la problematica dell'ecosistema, che adesso è una problematica molto calda oggi, no? Tutti parliamo dell'equilibrio del pianeta che si è rotto, il caldo, i nevai che si sciolgono,
E lui anticipò questo tema. Quando facciamo la conferenza stampa di lancio del film al Grand Hotel a Roma, Bernard Blier, che era uno degli attori, Bernard Blier era un grande attore francese, del dopoguerra del cinema francese. Era come dire Alberto Sordi italiano, un attore molto popolare in Francia. Ha fatto anche dei film in Italia, Speriamo sia femmina, di Monicelli. Lui aveva visto il film e mi disse: Claudio, guarda, ho visto il film, ti faccio i complimenti e tu dovresti venire a Parigi, perché sei un attore che può piacere ai francesi. Ero molto lusingato da queste parole. Durante la conferenza stampa, a un certo punto, io mi alzo e me ne vado via, così senza dire nulla a nessuno. Me ne vado perché ero innamorato di una ragazza che non voleva saperne niente di me. Quindi vado via, all'epoca non c'erano i telefonini, no? Allora vado via perché volevo andare a casa ad aspettare la telefonata, che non sarebbe mai arrivata, no? Perché quando sei innamorato non ti vogliono qua, non ti chiamano, no? Allora vado via. Quindi l'occasione di andare a Parigi si è persa. Non so cosa sarebbe successo, poteva succedere tutto, ma non poteva succedere niente. Però sono i casi della vita, cioè, tanto è vero che questo mi fece pensare a quello che mi disse Lucherini. Lucherini è stato il più grande press agent che noi abbiamo avuto, quello che ha lanciato tutte le dive, i divi italiani, cioè dalla Loren alla Cardinale a Mastroianni. Era il grande press agent che il cinema italiano ha avuto. Lucherini mi disse: guarda, se tu vuoi diventare una star, non devi assolutamente privilegiare la parte privata, cioè i sentimenti, la famiglia, la fidanzata, i figli, quello che è la parte privata. Prima di tutto viene la carriera. Io non l'ho ascoltato, o non l'ho capito, o non mi sono reso conto, e quindi me ne andai via dalla conferenza stampa. Tant'è vero che Bozzetto mi chiama l'uomo che fugge. In un'intervista che lui ha fatto, quando è stato fatto il DVD di Sotto il Ristorante Cinese, nell'intervista lui disse: no, Botosso è l'uomo che fugge. Ed è vero, ero fuggito. Non so da cosa fuggo, come sono fuggito probabilmente dal paesino lì del Piemonte per andare a Roma, non lo so, non... è vero, sono sempre in fuga, insomma. Parigi è importante nella mia vita perché dopo Sotto il Ristorante Cinese mi chiama un regista, Luciano Odorisio. Luciano Odorisio qualche anno prima aveva vinto il Leone d'Argento a Venezia per un film dal titolo Chopin, con Michele Placido, Assandrelli, e mi offre un film che si chiamava Sonia Bambola, che era la storia di un ragazzo che usciva dal college svizzero, non aveva più i genitori, torna alla sua terra d'origine che è Riccione, Rimini, dove ci sono due cugini. E in questa baraonda estiva lui incontra una bellissima ragazza. A questa ragazza si rivela ad essere un transessuale, che era Eva Robbins, che all'epoca era il più bel transessuale che esistesse in Italia. Ma era un film anche questo che in qualche maniera anticipava i tempi, anticipava delle tematiche, quella che per esempio oggi è quella del gender fluid. Oggi si parla tanto di LGTB, e lì si parlava di questa storia d'amore tra un giovane e un transessuale. Andiamo a Rimini, a Riccione mi sembra, a girare delle scene, prima di cominciare il film, delle scene rubate per strada, in mezzo alla folla, cose di questo genere. Lì conosco la mia partner, che era Eva Robbins, no? Bellissima, che uno se la vede per strada non può dire che è un transessuale, era una donna, anche lei con questi occhi verdi, azzurri, insomma, bionda, bellissima. Poi torniamo, il film doveva cominciare a settembre. Il mercoledì della settimana precedente l'inizio delle riprese del film, mi chiama Odorisio, il regista, mi dice: Claudio, guarda, portati, non mi ricordo più cosa, di personale, perché mi serve, così. Dico: va bene. Allora, la mattina dopo io chiamo il mio agente, Guido Bosco, e dico: Guido, guarda che lunedì cominciano le riprese, mi ha chiamato Odorisio, ma noi non abbiamo il contratto, non abbiamo firmato il contratto. Dice: ma il film stanotte è saltato. Come è saltato? È saltato. Questo perché Odorisio, per il protagonista, voleva Sergio Castellitto, ma il distributore, cioè quello che poi mette effettivamente i soldi, Luciano Martino, che era anche il distributore di Impiegati e di Sotto il Ristorante Cinese, voleva me e ha detto: prendete Botosso, non Castellitto. Ora, il film è saltato, io ho fatto la carriera che ho fatto, insomma, però Castellitto è diventato una star, sia in Italia che in Francia, quindi questo è legato sempre a Parigi. No, per dire come tutto si lega a una cosa dietro l'altra, cioè come poi, diciamo la verità, la vita ti prende, ti dà, a volte ti prende, no? A volte ti toglie. Questo per ritornare per esempio alla vicenda di mio fratello, del primo film che ho fatto con Impiegati. Quindi sono tutte cose che anche agli attori succedono, insomma, e che ti fanno riflettere sul senso della vita, questo è.